Eccoci, siamo live. Benvenute e benvenuti. Benvenuta Morgana. Grazie. Questa sera sono qui con Morgana, Marco e Torello e sono molto molto contenta di questa diretta. Anch'io. L'argomento è, sì. L'argomento è molto succulento. Parleremo di è legata, come dea legata all'equinozio. E Morgana ci spiegherà più nel dettaglio durante la serata, sia in merito alla dea Ecate, sia in merito all'equinozio di primavera che si avvicina, sia come le due sono connesse tra loro. Prima di iniziare vorrei spendere due parole su Morgana, che ho conosciuto, ormai sono 2 anni che ci conosciamo, Sì, vero? sì, sì. Ho conosciuto 2 anni fa perché sei iscritta al percorso Figlia di Afrodite e ho avuto modo di conoscere la preparazione, la sensibilità spirituale e la profondità emotiva e culturale di Morgana. Poi quest'anno Morgana è tra le iscritte e gli iscritti del percorso sacerdotessa del mare, sacerdotessa di Afrodite e della sessualità sacra, aperto a donne e uomini. Quest'anno abbiamo per la prima volta diversi uomini e ho avuto modo durante questo quasi, diciamo, mezzo anno insieme, sì, di conoscere Morgana ancora più profondamente. E di avvicinarmi ancora di più al suo cuore e toccare con mano la devozione con cui e la cura con cui prepara ogni saggio, con cui sperimenta ogni pratica del percorso, con cui scrive ogni articolo, perché Morgana collabora anche con il Tempio della Grande Dea, scrivendo degli articoli veramente preziosissimi e Grazie. molto godibili e leggibili. E quindi non indugio oltre a questo punto, credo di aver detto tutto. Ah, un piccolo spoiler lo facciamo, uno spoilerone che ho saputo stasera, che la casa editrice Venezia, a proposito di Ecate, quest'anno partorirà un libro dal titolo Il Tempio di Ecate di Tara Sanchez. E poco prima di iniziare la diretta con Morgana stavamo parlando proprio di questo, di quanto questa cosa ci renda felici. Probabilmente ci staranno ascoltando anche Cristiano e Chiara di Venezia. Se sì, vi salutiamo e non vediamo l'ora di leggere anche noi questo libro appena uscirà. Detto questo, adesso ci deliziamo con l'intervento di Morgana su Ecate e sull'equinozio di primavera. Grazie Morgana. Grazie Maya. Bene, ciao a tutti e tutte, benvenuti appunto in questo nostro incontro che sì, sarà dedicato all'equinozio di primavera e a Ecate. Perché? Perché vi porterò a scoprire una connessione tra le due. Quindi, per fare ciò, iniziamo a parlare dell'equinozio di primavera. Quindi di questa festività, di questo periodo della ruota dell'anno. Cosa c'è da sapere? Allora, ovviamente il tempo è limitato, nel senso potremmo parlare per giorni e giorni e giorni sia dell'equinozio di primavera che di Ecate. Quindi quello che io voglio, ci tengo a condividere in questa diretta è spunti, spunti di riflessione, spunti che dei semi, quindi condividere delle informazioni, degli spunti come se fossero un seme che poi spero appunto germogli in voi, sollecitato da voi, quindi che comunque ciò che più vi colpisce diventi una fonte di ricerca per voi, di approfondimento. Quindi, cos'è essenziale sapere, a mio parere, dell'equinozio e sull'equinozio di primavera? Partiamo appunto dalla parola stessa, ovvero che cosa si intende per equinozio? Che cos'è l'equinozio? Equinozio deriva dalla parola latina, lo dico come si pronuncia,
aequinoctium, a sua volta derivato dalla locuzione aequanox, che significa notte uguale al giorno. Perché questa parola? Perché questo significato? Perché a livello astronomico l'equinozio, che sia di primavera o di autunno, è quel momento in cui abbiamo l'equilibrio, quel momento in cui quindi giorno e notte hanno la stessa durata, ma è solo un momento, perché nell'equinozio di primavera l'oscurità cederà il passo alla luce, nell'equinozio d'autunno sarà invece la luce a cedere il passo all'oscurità, in questa danza a spirale. Nell'equinozio di primavera, quindi, che abbiamo questa luce che dopo la stasi crescerà, ci accompagnerà verso la stagione estiva, abbiamo diversi temi, ovviamente diversi da quelli che troviamo nell'equinozio d'autunno. L'unico in comune è il concetto quindi di equilibrio. Ed è molto interessante, a mio parere, perché siamo abituati invece a... perché si intende soprattutto equilibrio anche tra gli opposti, quindi appunto equilibrio tra luce e ombra. Invece nella nostra società siamo abituati a non vederli in equilibrio, ma vederli in opposizione, quindi nemici, guerra, conflitto. Questo è un argomento molto interessante che anche qui potremmo approfondire per incontri e incontri, perché va a ripescare tutto quel materiale archeologico e storico di cui abbiamo esempio Maria Gimbutas come fonte principale, a mio parere valida a riguardo, perché si va tutto a vedere come proprio la nostra società è cambiata da quella, diciamo, definita del calice, quindi una società neolitica dove appunto c'era l'ugualitarietà tra gli opposti, tra uomo e donna, per poi arrivare per via degli indoeuropei, dei Kurgan, alla cultura della spada, del confine, di chi è sopra meglio, chi è sotto peggio, il patriarcato, diciamo, con tutti i problemi che abbiamo ancora oggi, perché noi siamo ancora figli di quella cultura, abbiamo ancora la cultura della spada, in realtà come quella di Maya e di Katie Jones e di altri tempi e tradizioni, invece lavorano nel ricreare il madremondo, una visione quindi che si ispira ai valori della società del calice. Quindi fatto questo piccolo off topic sull'importanza dell'equilibrio, in realtà infatti è una delle pratiche secondo me migliori su cui concentrarsi come riflessioni, meditazioni durante l'equinozio, anche attraverso il labirinto, quindi attraverso diti o pratiche basate sul labirinto. Adesso invece andiamo a vedere anche gli altri aspetti. Abbiamo appunto con l'equinozio di primavera l'aspetto dell'inizio. In che senso inizio? In base alle tradizioni, ci sono alcune tradizioni in cui gli equinozi, come anche i solstizi, vengono visti come echi della festa precedente. Non perché festa minore o simili, assolutamente no, sono periodi che hanno una loro energia, però sono appunto anche una transizione tra un periodo e l'altro a livello naturale. Infatti, se noi abbiamo avuto Imbolc intorno a fine gennaio, inizio febbraio, che etimologicamente parlando è la luce nel grembo, quindi nel pieno dell'inverno, nel pieno dell'oscurità, ecco i primi segnali di vita, ecco i primi segnali di speranza, soprattutto per l'uomo antico. Ora invece siamo in quella fase in cui questa luce è sempre più crescente, quindi si manifesta in tutta la natura, e perciò abbiamo appunto il nuovo inizio, la natura che si scrolla di dosso l'inverno, gli ultimi rimasugli d'inverno, e inizia quindi a dare segni evidenti di vita rispetto a Imbolc. Perciò abbiamo le prime foglie, i prati verdi, i fiori ovunque, abbiamo segni evidenti di fertilità della natura, che quindi ci accompagna poi alla festa subito dopo, che è quella di Beltane. Beltane intorno a fine aprile, inizio maggio, è questa festa invece in cui la vita esplode ovunque, l'estate, praticamente proprio il fuoco in tutta la sua forma. Infatti a Beltane, soprattutto se con l'equinozio di primavera abbiamo la fertilità concentrata nell'ambito vegetale naturale, con Beltane invece siamo più concentrati sulla fertilità umana. Infatti ritroviamo anche gli erogamos, le nozze sacre, l'unione quindi tra principio maschile e femminile. Invece con l'equinozio di primavera, come vedete, siamo proprio a
una via di mezzo tra quello che era l'energia di Imbolc, quello che sarà l'energia di Belten. Quindi a livello naturale, proprio un momento di passaggio tra questi due archi, primavera, Imbolc, estate, Belten. L'equinozio di primavera è proprio la metà strada. Per chi non è abituato, so che può sembrare straniante come concetto, ma abbiamo testimonianze anche ad esempio nei solstizi. Ricordiamoci anche Shakespeare, non è sogno di inizio estate, è sogno di una notte di mezza estate, perché anche lì il solstizio diventa un momento di passaggio tra l'energia di esplosione di Belten, quindi queste energie appunto di vita, esplosione della vita, fertilità, l'energia del raccolto. Infatti abbiamo già i primi segni di decadimento, quale il sole che ha raggiunto il suo apice ci accompagnerà verso la discesa, la parte oscura dell'anno. Poi dipende, ripeto, da tradizione a tradizione. In altre non c'è questo concetto di eco, però se dobbiamo effettivamente guardare la natura è un concetto che si sposa benissimo. Quindi abbiamo il concetto dell'inizio, quindi l'inizio della vita, della natura, e gli antichi lo sapevano bene. Non per niente, esempio, l'equinozio di primavera possiamo considerarlo un capodanno a tutti gli effetti, per più motivi. I principali sono che da una parte effettivamente è, tra virgolette, periodo, quei giorni del capodanno astrologico, perché inizia il segno dell'Ariete, che dà avvio appunto a tutta la ruota zodiacale. L'Ariete è un segno zodiacale associato all'elemento fuoco, e infatti in altre tradizioni troviamo l'equinozio quale il periodo del fuoco, la dea nel suo aspetto di fuoco, quindi determinazione, focus, energia, vitalità che risveglia tutta la natura, che porta a manifestazione la natura. Presso l'antica Roma, o più precisamente presso la Roma arcaica, era il capodanno. Noi siamo abituati, il nostro capodanno, io dico sempre il capodanno babbano, quindi quello del 1 gennaio, deriva dai rituali di Giano, che era il custode dei limiti. Giano bifronte, rappresentato con il volto metà davanti di un bambino, dietro di un anziano, i due aspetti che quindi guardano nelle due direzioni, il vecchio anno, il nuovo anno, il signore dei passaggi. Infatti da Giano deriva gennaio. Ma quello è venuto dopo. Per i romani, in epoca arcaica, il capodanno era adesso, era a marzo. Perché? Perché marzo era sacro al dio Marte. Il nome marzo deriva proprio da Marte. E Marte, per i primi romani, era molto importante come dio, più di Giano, più di quello che è venuto dopo. Ma il Marte della Roma arcaica, chiariamo, non era il Marte che conosciamo noi oggi, quindi il dio della guerra. Il Marte della Roma arcaica era un antico dio della vegetazione e, per studi di mitologia, quindi probabilmente era un paredro, una figura che rivedremo a breve e vi spiegherò a breve. Quindi abbiamo già visto molte cose, equinozio quale equilibrio, equinozio quale inizi, con testimonianze anche nei riti degli antichi romani di epoca arcaica e nell'astrologia. E ora vediamo l'ultimo tema che ci accompagnerà a Ecate, ovvero il tema del sacrificio. L'equinozio di primavera, o meglio tutti i suoi rituali e sue mitologie che vediamo ora, sono state alla base della nostra odierna Pasqua. La Pasqua ebraica e cristiana, che già il nome Pasqua è molto interessante perché deriva dalla parola ebraica Pesach, che significa passaggio, per più motivi che accenno solamente, perché ripeto abbiamo molto da dire. Passaggio perché nell'Antico Testamento abbiamo sia il passaggio dell'angelo, annunciato da Mosè, che passerà a prendere con sé le anime dei primigeniti d'Egitto, passaggio però anche inteso come il popolo ebraico che poi dall'Egitto si sposta verso Canaan, i famosi giorni nel deserto. Però in realtà il passaggio era molto più interessante, perché il fatto che la Pasqua anche per gli ebrei significava passaggio è comunque un eco, perché è un termine rimasto anche presso i romani, che chiamavano Pasqua con cioè la Pasqua con la C, perché significava pascolo, una parola che scritta con la C andava a significare il pascolo, perché era legato alla transumanza, quindi un passaggio anche quello.
Perciò noi abbiamo proprio nella parola Pasqua questo concetto di passaggio che si lega al passaggio naturale, quindi al passaggio dall'inverno all'estate, il discorso anche dell'eco che facevamo prima. Perciò la Pasqua ha attinto da cioè tutto il suo bagaglio mitologico della nostra Pasqua deriva da tutti questi riti pre-cristiani. E infatti non è un caso che la Pasqua si calcoli ancora come una festa antica, ovvero in antichità i calendari erano lunari, poi lunisolari, e la Pasqua infatti si calcola in base alla luna. Questa è la testimonianza della sua antichità, o meglio, di dove ha attinto l'equinozio di primavera e tutto il suo bagaglio culturale. Infatti abbiamo Cristo, nel cristianesimo, che muore e risorge, ma Cristo non è l'unico Dio che muore e risorge, ha attinto, mitologicamente parlando, da molti altri dei che muoiono e risorgono, che si sacrificano. E adesso appunto ve li elenco. Abbiamo Apis, ovviamente vi ripeto, offro solo degli spunti perché sennò sarebbe una diretta solo sull'equinozio e non basterebbe. Quindi abbiamo Attis, per esempio, che i romani celebravano i tristia, quindi questi rituali di commemorazione per la morte del dio Attis, un dio che gli studiosi trovano corrispondenze con Adone. Adone è una figura molto importante. Adone era amato da Afrodite, ma era amato anche da Persefone, era amato da diverse divinità. Era un giovane molto bello che appunto anche lui muore e risorge. Abbiamo, infatti, troviamo anche le sue festività, non in questo periodo, però abbiamo anche le sue festività in onore di questo suo mito. Sempre invece a Roma abbiamo il Navigium Isidis. Che cos'è? Il Navigium Isidis, proprio in questo periodo, sono le celebrazioni di Osiride che muore e risorge. Perché? Perché i romani avevano portato con loro il culto di Iside in Italia. E quindi viene celebrato il mito in cui Iside, signora della magia e della guarigione, ricompone il corpo del suo amato fatto a pezzi da Set e gli dà la vita. Troviamo anche Dioniso, però qui siamo già in sempre stesso periodo, ma siamo in Grecia, Atene. Abbiamo le feste delle grandi Dionisie, conosciute anche come antesterie. Queste feste erano appunto celebrazioni in onore di Dioniso che moriva e tornava in vita. Quindi, come vediamo, il mito del Dio che si sacrifica, che muore e risorge, lo troviamo. E questo è il Paledro. Tutti questi miti, visti più, ancora più in antichità, si ricollegano alla figura del Paledro, ovvero quella parte, che serve per il sacrificio che serve in natura per la nuova vita. È raccolto, non ci può essere una nuova semina, se prima non è stato raccolto il campo precedente e se non è stato purificato, risistemato. Sono miti che è proprio quindi il dio della vegetazione, che quindi grazie all'intervento della dea da cui nasce e qui ritorna, c'è tutto questo antico mito del ciclo della vegetazione. Ma siccome in antichità dea era unità, il Paledro è una figura che nasce anche successivamente. Non troviamo solo dei, e qua arriviamo alla nostra Ecate. Infatti, in questo periodo, sempre ad Atene, abbiamo anche i riti dei misteri minori eleusini. Non abbiamo un dio che muore e risorge, ma abbiamo una dea che torna alla vita. Abbiamo Persefone. Allora, per chi non lo conosce, ed è Persefone che appunto è collegata a Ecate, adesso vedremo perché. Per chi non lo conosce, cosa ci insegnano a scuola? Che praticamente Core, che significa la fanciulla, figlia di Demetra, un giorno viene rapita da Ade, signore degli inferi. Ade la trascina agli inferi, Demetra si dispera per la perdita della figlia, quindi porta l'inverno sulla terra, tra virgolette, perché qui non si prende più cura della terra stessa. E appunto, quindi Core nel mente diventa Persefone, perché restando nell'Ade diventa la regina degli inferi, quindi prende il nome di Persefone. E a un certo punto, grazie agli interventi di Zeus e altri dei, Demeter si ricongiunge con sua figlia. E
che adesso è Persefone. Ade, però, per non perderla, le fa mangiare un melograno, il frutto dei morti. In questo modo qui, appunto, Zeus crea il compromesso per il quale, perfetto, starai, in base alle fonti, 3, 6 mesi, con tua madre sulla terra e il restante con Ade negli inferi. Questo è un mito che appunto rappresenta proprio la ciclicità della natura, considerando che Demeter è comunque legata proprio ai raccolti, è legata proprio alla terra. E la parte interessante, finalmente arriviamo a Ecate, direte voi, è proprio questo. Se noi analizziamo questo mito secondo gli inni omerici, c'è un passaggio che manca e che gli inni omerici ci danno, ovvero quando Core viene rapita da Ade, e Demeter si dispera sulla terra, c'è una dea che ode e quindi giunge in aiuto di Demeter. Questa dea è Ecate. E negli inni omerici non viene descritta come la signora anziana, la strega, la oscura cro. No, negli inni omerici, e l'ho proprio scritto nei miei appunti, negli inni omerici viene descritta Ecate, quando appunto interviene ad aiutare Demetra, come colei che ha la mente candida, la dea dal cuore puro e dal diadema fatto di stelle. Noto una grande differenza con quello che tutti pensiamo di Ecate, soprattutto in ambiti quali la Wicca, dove viene spesso descritta come la signora della luna calante, la signora della luna nera, la megera. Io qui trovo una grandissima differenza di descrizione e questa sarà solo la restante parte della nostra diretta, comprendere il perché. Perché questa descrizione? Quindi perché oggigiorno tutti pensano che Ecate sia la luna nera? E poi, vabbè, detto così mi ricorda molto quando c'era la luna nera da Zingara sulla TV nostra, quando ero piccolo, va bene. Detto ciò, quindi, nel mito completo di Persefone, secondo gli inni omerici, quindi abbiamo Ecate che giunge in aiuto di Demetra e oltre a questa descrizione giunge con delle fiaccole, delle torce accese. Insieme a Demetra andranno da Helios, che Helios gli rivelerà altri dettagli di questo rapimento, e insieme quindi sì, faranno di tutto per riavere Persefone, per riavere quindi di congiungere madre e figlia. Anche questo è interessante come metafora, il fatto che quindi Ecate si presenta con le torce e che insieme aggiungono una chiarezza sul rapimento della figlia grazie a Helios, è proprio un mito che rappresenta la luce che, esplorando le tenebre, quindi non scacciandole, ma esplorandole, quindi la luce che serve per esplorare anche le tenebre, porta consapevolezza. Continuando quindi appunto con il mito, poi cosa accadrà? Riusciranno quindi, grazie a un escamotage, a riavere Persefone, Core che ormai è diventata Persefone, perché è diventata anche regina degli inferi, però Ade appunto, come dicevo prima, per non perdere, le farà mangiare dei chicchi del melograno, frutto dei morti, e quindi è qui che Zeus dice, per colpa di questo fatto, arriviamo quindi a questa mia decisione per il quale periodo con tua mamma, periodo con Ade. E Ecate, nel mito, è colei che si assicura che venga rispettato il patto, essendo che, quindi qua scopriamo anche il suo potere di dea liminale, di dea psicopompa, colei che viaggia tra i mondi. Ecate deve essere colei, in quanto guida e protettrice di Persefone, che ha aiutato la madre a ricongiungersi a Persefone, quindi che diventa anche custode di Persefone, deve assicurarsi che il patto venga mantenuto. Quindi lei è la dea che ogni volta riporta Persefone sulla terra, assicurandosi che Ade rispetti il patto. Questo è per concludere il collegamento quindi con Ecate, Persefone e di conseguenza l'equinozio. Ma chi è Ecate? Allora, soprattutto negli ultimi anni, perché era un po' diventata un fenomeno mainstream negli anni 90, perché era sempre citata in telefilm che adoro, chiarisco, ancora oggi guardo e amo, tra i quali Buffy, streghe, c'erano soprattutto su Buffy formule magiche di Willow in cui spesso chiamava Ecate
e meno raramente, e più raramente Diana o Aradia. E quindi c'era un po' questa moda di Ecate negli anni 90, 2000. Oggigiorno sta un po' riaccadendo e non è un male, però può portare quindi confusione. Esempio, altro telefilm che adoro, The Chilling Adventures of Sabrina, Le terrificanti avventure di Sabrina, abbiamo appunto le streghe che da sataniste nel telefilm si scoprono in realtà devote a Ecate, scoprono che hanno sempre sbagliato, che c'è Ecate quale triplice dea fanciulla madre anziana, che è la triplice dea Wicca alla fine. Non che, allora, quello che, perché non voglio sembrare sempre bacchettone o altro, ma amando la storia e considerandomi comunque uno studioso, qualcuno che continua comunque a studiare, a mettere sempre tutto in discussione, dico sempre che non bisogna temere la storia, perché la storia ci dà frammenti che abbiamo perduto, ci consente di riavere, unita poi alla mitologia, come faceva anche Maria Gimbutas, ci consente di avere un quadro completo, di rimembrare Dea in questo caso. La storia non ci parla di una Ecate triplice nel senso di fanciulla, madre, anziana. Quella è una visione che viene successivamente, quando adesso vedremo meglio. Ecate è stata associata alla luna, perché Ecate non era una dea lunare. E non è un fatto così sorprendente, abbiamo anche altre dee che inizialmente non erano lunari. Per esempio Diana. Diana non era una dea lunare, lo è diventata in seguito. È più che normale, le divinità hanno attraversato i secoli e i tempi. È normale che quindi abbiano assunto trasformazioni o altro simboliche e non solo. Però non si può, quello che dico sempre io, far passare una interpretazione che può essere anche valida per verità storica, cioè ci vuole comunque, come si dice, il giusto equilibrio. Nulla vieta di onorare Ecate quale la fanciulla madre anziana, perché adesso vedremo Ecate è talmente complessa, ma anche molteplice, ricca di, che sicuramente è una grande dea e come grande dea ha in sé tutti gli aspetti, compreso la fanciulla, la madre, l'anziana, ma non solo, perché spiritualità della dea, abbiamo anche l'archetipo dell'amante. E Ecate nei suoi 100 e passa epiteti, perché ne ho anche contati, 130 circa, ha anche epiteti che la collegano proprio addirittura anche al mare, quindi non solo regina degli inferi o altro, ma anche dea del mare, cioè una dea veramente molto complessa, è una grande dea. Non dico grande ma dea madre perché appunto è differente. Dea madre vuol dire archetipo solo della madre. Grande dea è la dea dalle infinite nomi, volti, aspetti. Ecate è una grande dea, come lo è anche Afrodite, come lo è anche Diana, come lo sono tante altre dee, che però nel corso dei secoli, per via anche della nostra cultura, scuola, eccetera, ci sono arrivate solo con un epiteto su 100. Quindi conosciamo Afrodite, quale la bionda sciocchina del patriarcato, quindi una visione completamente distorta, o meglio, è anche l'amante, ma è una visione comunque distorta dell'amante, quella che ci insegna la scuola, perché è l'Afrodite che è vendicatrice, che semina il caos per la bellezza, cioè ci viene un'immagine distorta, un mito riscritto dal patriarcato. E questo vale per molte altre dee, tra cui Ecate, che infatti ci arriva solo come la strega, quindi quella da temere, da cui aver paura. È anche quello. Ma non in quella visione completamente distorta che ci passa sempre il patriarcato, quindi la stalla alla larga, ed era molto di più, era anche una dea portatrice di luce. E noi adesso vedremo proprio questo. Quindi questa è una seconda premessa per il lavoro che adesso faremo. Quindi, chi è Ecate? Allora, l'etimologia è molto complessa, perché l'etimologia è ancora oggi oggetto di discussione. Ci sono più interpretazioni su quale possa essere la corretta. Il corretto significato. C'è quella che ovviamente predomina su tutte e quella che predomina di meno. Allora, etimologicamente parlando, ad esempio, secondo molti studiosi, ma qui appunto a me puzza un po' di appunto patriarcato, diciamo, è che Ecate deriva semplicemente dal femminile di Ecatos, che era un epiteto di Apollo, quindi accomuna Apollo e Ecate, entrambe dei divinità oracolari, quindi la comune in questo senso, e Ecate è semplicemente un nome femminile dell'epiteto di Apollo quale dio divinante.
mi sembra un po' riduttivo, visto appunto già questa premessa che vi ho fatto su Ecate, che dimostra quanto è complessa. Infatti, l'altro epiteto, l'altra interpretazione più accettata è che invece il suo nome stia per volontà, per desiderio, quindi appunto per la dea che ha talmente tanto potere. Infatti, adesso vedremo, si dice che ha addirittura il potere superiore a Zeus, che agisce, che crea la magia con la volontà. Altre, scusatemi, interpretazioni vedono Ecate quale la saettatrice. Anche questa è una metafora di colei che colpisce da lontano, attraverso, come Zeus, i fulmini, quindi un simbolo dell'energia che viene lanciata. Oppure Ecate, come parola dal greco, che significa centinaia, riferendosi a tutte le sue molteplici forme e ai suoi infiniti epiteti che vi dicevo prima. Gli epiteti, per chi non lo sapesse, sono tra virgolette degli aggettivi che venivano usati presso greci romani per, in questo caso, quindi dare più attributi alla divinità. Nel senso, un epiteto, quindi, per come lo si può anche oggi usare, è proprio un altro nome, un secondo nome, quindi un aggettivo, per evidenziare quel preciso aspetto di quella divinità. Nel caso di Ecate, appunto, adesso non vi potrò enunciare tutti i suoi epiteti, ripeto, sono veramente tanti. Però, ad esempio, Ecate è anche Phosphoros, appunto, portatrice di luce, o Propolos, colei che conduce. Ci sono molti altri epiteti, come dicevo, colei che ha i sandali dorati, colei che ha un volto, due volti, tre volti, colei che è in parte animale, colei che è in parte toro, colei che è in parte serpente, colei che ha i gioielli d'oro, colei che ha l'abito color zafferano, colei che ha il diadema splendente, signora delle stelle, signora del mare. Ne abbiamo veramente infiniti, ma tutti questi epiteti vanno a dimostrare il potere di Ecate, il suo potere di trasformazione. Quindi, arrivando appunto a chi è Ecate. Ecate, in realtà, rispetto a quello che noi pensiamo di conoscere di lei, è prima di tutto la dea del cielo, della terra, del mare e degli inferni. Secondo molti, infatti, per via di questi suoi poteri su questi domini, è anche la Chris Mundi. È praticamente quindi l'anima di tutto l'universo, quella che sorregge il tutto. È anche una dea psicopompa, è anche appunto una dea, come annunciavo prima, che può spostarsi tra le dimensioni e quindi può accompagnare l'anima del defunto da questa terra all'aldilà, ma è anche una dea levatrice, è una dea che può riaccompagnare l'anima del defunto su questa terra in un ciclo di vita, morte e rinascita infinito. Ecate è anche la dea terribile, è anche quella dea che molti conoscono, signora degli spiriti, che fa cortei notturni con gli spiriti, che va propiziata, che può essere vendicatrice, descritta con serpenti dai capelli, occhi infuocati, come nei papiri magici egizi di epoca ellenistica. Sì, Ecate è anche quello, ma ripeto, non è solo quello. Perché? A livello iconografico, Ecate non è stata rappresentata come triplice. Storia e storia dell'arte e ritrovamenti archeologici, tra cui uno in particolare ritrovato ad Atene, dimostrano come Ecate veniva rappresentata in epoca della Grecia arcaica quale dea seduta su un trono, quindi signora seduta su un trono, incoronata, ma con un solo volto. Questa è l'antica rappresentazione di Ecate, ritrovata ad Atene. Rappresentazione simile a quella di altre dee, quale appunto Demeter, per dire. Infatti, Ecate in origine era proprio una dea della terra. La sua associazione poi col cielo, come dicevo prima, è successiva e adesso lo vedremo molto brevemente. Quindi Ecate era nata come dea della terra. Infatti era dea anche erbaria. È la dea che conosce le proprietà delle erbe ed è per questo che poi viene associata a Circe, alle streghe. Ecate conosce il potere delle erbe, potere che in passato era anche curativo perché non c'è distinzione.
L'erba poteva essere usata per la magia, ma poteva essere usata anche per la salute. Ma ogni erba, ogni pianta ha non solo luce, ha anche ombra, come Ecate, come la grande dea. Infatti, le piante, anche quelle più velenose, belladonna, mandragora, hanno anche proprietà mediche, ma ovviamente dipende sempre dal dosaggio. E ovviamente in questo caso si parla di dosaggi molto limitati. Altre piante, per esempio il prezzemolo, per fare un esempio, che tutti lo usiamo, ma anche quello è tossico perché in grandi quantità è abortivo. La mela, una mela al giorno toglie il medico di torno? Verissimo. Non dimentichiamoci però che 2 tazze, ok, che nessuno lo farà mai, ma 2 tazze circa di semi di mela portano alla morte, perché i semi di mela creano una reazione chimica all'interno dello stomaco. Che diventa acido cialdonico. Infatti, non per niente era anche il frutto dell'aldilà per i Celti, anche per poi i colori bianco, rosso e nero, che erano i colori dell'aldilà celtico. Ecate è questo. Ecate quindi è la dualità, però unità sacra, ripeto, non in contrasto. Non è che per forza deve essere bene, per forza deve essere male. È come l'energia, è entrambe le cose. Questo però ovviamente spaventava, cioè successivamente è un qualcosa che spaventava gli uomini, che vedeva quindi le donne che, sapevano deten che detenevano il potere erboristico, un qualcosa che andava combattuto, senza poi quindi andare più in là nel tempo, che si arriverebbe addirittura alla caccia alle streghe o quant'altro. Testimonianza del potere di levatrice di Ecate l'abbiamo nel coltello. Il suo coltello, quale simbolo, è il coltello con il quale recide il cordone ombelicale. Ma recide anche il filo della vita, tessuto dalle Parche. Quindi questo è uno degli aspetti di Ecate, dea della terra, poi successivamente, quindi diventata anche buddista e quant'altro, e ha assunto un simbolo, il simbolo del coltello. Un altro potere di Ecate, quindi da signora della terra, poi cosa accadde? Dall'epoca arcaica, quella ellenistica, dove veniva rappresentata con un solo volto, se ne aggiunge un altro, perché diventa appunto custode dei limiti. Come custode dei limiti viene anche assimilata a Giano. Ci sono proprio degli inni in cui vengono pregati Giano e Ecate insieme. Ecate diventa custode delle porte, custode delle soglie, custode dei limiti. Quindi, come Giano, avrà 2 volti. Ma successivamente, appunto, arriverà a 3 volti, perché quando Ecate, dea dei limiti, quindi verrà posta alle strade, soprattutto dopo la situazione con la dea Enodia, di cui poi diventa infatti un epiteto, Ecate, diventando regina delle strade, avrà anche 3 volti ed ecco la visione triplice che abbiamo noi oggi. Però attenzione, non è ancora la triplice fanciulla madre anziana, 3 volti di giovane fanciulla, perché ogni volto che è Ecate stessa guarda in una direzione diversa del trivio, passato, presente e futuro. Questo dà a Ecate il suo potere onniveggente, colei che quindi conosce, colei che vede, colei che ha il dono della visione. Ma ha anche un bellissimo significato, Ecate, quale dea delle scelte, tutelare delle scelte, colei che quindi guida il viandante che si smarrisce sulla strada giusta. E quindi è qui che, in quanto dea della soglia delle strade, assume altri 2 simboli, la chiave e la chiave ovviamente per aprire la porta, in quanto custode sia della porta che della chiave, del limite, ma assume anche un altro simbolo che abbiamo visto prima con Demetra, ovvero la toccia che illumina, la toccia che guida, la toccia che rischiara le tenebre. Cosa accade quindi? Ha una toccia, come molte altre dee dei passaggi, di conseguenza una toccia la porterà, per via di anche di questa fusione con Enodia, una dea della Tessaglia, tutta e Tessaglia è infatti uno dei luoghi di culto principali di Ecate. Cosa accade? Inizia la sua discesa, il suo, tra virgolette, declino, perché quindi arriviamo sempre più vicino all'epoca ellenistica. Ecate, che adesso ha 3 volti,
C'è anche un epiteto in realtà, ma è un epiteto, non è, non ci sono raffigurazioni o statue che lo testimoniano. Poi abbiamo l'epiteto che lo testimonia, che è già gran cosa, anche quattro volti. E non è da stupirsi, perché appunto non abbiamo solo trivi, abbiamo anche in croce a quattro strade. E a croce Ecate, quindi, essendo la signora delle strade e degli incroci, ha anche l'epiteto di colei che ha quattro volti. E piccola parentesi, perché l'incrocio? L'incrocio da sempre, e ancora oggi, in diverse magie, anche quella lì, anche quella del voodoo, l'incrocio, quindi in vari tipi di magie, non solo europea, ma anche di altre parti del mondo, è un potente luogo di magia. È un luogo in cui appunto si incrocia, si trova il centro di tutto, si concentrano tutte le energie del passato, del presente, del futuro, bene o male, tutto si concentra al centro. Ci vuole un grande potere per gestirlo tutto, ed Ecate lo avrà. Infatti poi nel Medioevo, in Europa, il crocevia viene demonizzato, in quanto appunto il luogo in cui puoi vedere gli spiriti, in cui si impiccavano o comunque si facevano esecuzioni di ladri furfanti, il luogo del sabba in epoca ancora più avanti, perché il sabba lo troviamo documentato molto tardi, la prima volta in Francia, però diventa anche il luogo del sabba, il luogo di manifestazione, quindi anche del diavolo, quindi proprio un luogo da evitare. Curiosità, invece, per il culto di Ecate, spesso presso gli incroci c'erano anche suoi templi dedicati alla prostituzione sacra. Forse è uno dei tanti luoghi demonizzati anche per questi motivi, che spaventavano il patriarcato dove gli faceva più comodo. Perché era comunque la donna che esercitava la sua volontà, il suo desiderio per, attraverso il suo corpo, avvicinare l'uomo al sacro. E una cosa, quindi, poi si sa quanto il cristianesimo ha demonizzato la sessualità e non solo. E quindi, tornando a Ecate, diventando appunto regina perciò degli incroci, diventa anche la custode degli spiriti, quella che quindi non solo perché viaggia tra le dimensioni, non solo perché è levatrice, ma anche perché appunto ha il potere sugli incroci, che come dicevo sono stati demonizzati, quel luogo di spiriti e altro, lei quindi è quella che ha il potere sui morti, i poteri sugli spiriti. Diventa la regina dei fantasmi, quella che deve essere temuta. E nei papiri magici egizi che troviamo collocati più o meno a periodo ellenistico, infatti troviamo Ecate in maledizioni, fatture d'amore, diventa però descritta proprio come un qualcosa di ctonio, qualcosa che ha tratti animaleschi, quindi con questi, c'è proprio una descrizione di lei quasi medusa, con questi serpenti a posto dei capelli, gli occhi infuocati, c'è un, tra virgolette, possiamo dire un mostro, qualcuno che proprio dovrebbe terrorizzare al solo vederlo. Infatti anche le descrizioni del suo arrivo erano sempre molto, diciamo, film horror. C'erano queste descrizioni in cui prima dell'arrivo di Ecate si sentivano i cani squacciare la notte con i propri ululati, rumori di catene, cioè si sentiva l'arrivo, grida di disperazione, si sentiva la paura. L'arrivo di Ecate scatenava la paura. Cosa accade, quindi? Questo tutto nel periodo antico. Ovviamente nel Medioevo perciò viene rafforzato il discorso di Ecate, quale demone, anche che lei comunque era anche custode dei demoni, ma non intesi come noi intendiamo, sempre nel senso greco, quindi comunque figure liminali, figure anche di comunicazione tra una dimensione e l'altra, Mercurio, Pan, Hermes, non sarebbero dei, sarebbero più che altro dei demoni, perché sono appunto, soprattutto esempio Hermes, sarebbe il messaggero, e quindi essendo un intermediario tra i mondi sarebbe più un demone nel senso greco del termine, non nel senso biblico o cerimoniale di figli del diavolo o simili, no. Quindi Ecate, per tutti questi motivi qua, cosa accade? Viene ripescata solo in questo suo aspetto, quindi Ecate viene nel neopaganesimo rimembrata solo in questi aspetti tardivi, ellenistici, grazie appunto ai
le testimonianze sui papiri magici egizi, non solo, di regina delle streghe, regina degli spiriti, temibile, da cui stare attenti. E nonostante appunto fonti come Esiodo, non solo, che ne parlano come portatrice di luce e quant'altro, è stato solo ripescato l'aspetto oscuro. Aspetto oscuro che appunto, ripeto, non è che sia sbagliato, ma non è solo quello, anche perché poi col Medioevo è stato estremamente accentuato. Non è solo quello e non è così accentuato, è una parte di Ecate. Però manca il discorso della luna. Già presso i greci, sempre però epoca tarda, non epoca arcaica, da dea della terra viene anche associata alla luna nella filosofia. I filosofi vedono in Ecate, in quanto signora liminale, la luna, perché per i filosofi la luna era un'intermediaria tra il mondo delle dee e la nostra dimensione. Ecate quindi diventa la luna, diventa, essendo che l'intermediaria invece tra dei mortali, diventa, viene associata alla luna, ma non alle fasi della luna, attenzione, quello lo dobbiamo a Graves e anche ad altri autori a cui ho attinto. L'associazione quindi di Ecate alle fasi lunari, e ovviamente solo alla luna calante, l'anziana, lo troviamo con Graves. Il discorso dell'anzianità viene anche enfatizzato proprio dall'antichità di Ecate, quindi Ecate è una dea talmente antica che è anziana, ma come dicevo no, anche perché è semplice ragionamento. Storia dell'arte. Già questo spiegherebbe tutto. Non abbiamo infatti statue di Ecate quale anziana, perché gli stessi canoni di estetica greca lo avrebbero proibito. Infatti, Ecate è sempre stata rappresentata come una fanciulla, una donna, mai come anziana, mai con tratti quali rughe o altro. E quindi quando uno magari, e questo mi è capitato di vederlo spesso quando giravo in Forum Week, dice Ecate, la signora è l'anziana, facciamo questa bella raffigurazione di lei con i capelli bianchi, le rughe, è un'interpretazione moderna. Ci può stare che comunque è tutto il collegamento di colei che appunto taglia, la Scinaliga, colei che quindi accompagna dalla fine alla rinascita, però quindi ha un potere effettivamente di Ecate. Ma non è mai stata rappresentata così, quindi se uno dice no, è sempre stata la dea anziana, è un errore storico. Siccome non bisogna temere la storia, bisogna solamente riconoscere, no, aveva quel potere, ma non veniva rappresentata come anziana. Ecate è anche l'oscura crona, ma non era, cioè è diverso dire era la vecchia ed era l'oscura crona. Ecate, come dicevo, come grande dea, già anche con questo brevissimo excursus, lei è tutto. Lei è la fanciulla, lei è l'amante, lei è la madre, lei è l'anziana, però solo, ripeto, quindi può essere accostata alle fasi della vita dell'uomo, della donna, però bisogna solamente fare la in senso buono in questo caso, distinzione tra verità storica e interpretazione personale. Quindi sì, per via del suo grande potere, se non una grande dea, per tutti i suoi epiteti, la sua storia, eccetera, lei è anche quello, perché è anche la custode dell'oscurità, quella che accompagna dalla vita alla morte, dalla morte alla vita. Però, quindi può essere interpretata anche come l'anziana, però, ecco, semplicemente non dire i greci la dipingevano come l'anziana, perché non è assolutamente così. Stesso discorso quindi per la tipicità. Ecate è anche la dea triplice, inteso nel senso fanciulla madre anziana, anche se ripeto è un po' riduttivo e mancano degli aspetti della donna e dell'uomo, come ad esempio l'archetipo della regina. E poi le fasi lunari non sono tre, sono quattro. Quindi è come lo vedo come un tabù anche nella Wicca, quello di dire dimentichiamoci della luna nera, come se facesse paura. Però, ripeto, ognuno è libero di credere in quello che vuole. Uno può tranquillamente credere nella triplicità, nel senso Wicca, di Ecate. Quindi Ecate è colei che è fanciulla, madre e anziana. Va benissimo. L'importante, ripeto, non passarla per verità storica, perché non esistono statue di Ecate quale fanciulla, madre e anziana. Troviamo statue, anche presso i musei vaticani, di Ecate quale trivia, come verrà poi appunto conosciuta dai romani. Quindi... triplice, ma
sono tre corpi di donna e tutti uguali. Quindi non è fanciulla madre anziana, è sempre fanciulla, fanciulla, fanciulla. Quindi, ripeto, semplicemente amore di storia. Ognuno può credere in quello che vuole, l'importante è riconoscere quando è c'è una ricerca storica che lo supporta, quando è un'interpretazione moderna basata su poteri che effettivamente anche gli esperti testimoniano. Per questo ho trovato utile condividere o ricordare per chi già la conosceva il fatto che originariamente era rappresentata come una singola figura seduta su un trono con un solo volto e incoronata. Tutto qui. Ok, quindi cos'è che, perché siamo mai arrivati quasi alla conclusione, cos'è che ci tengo ancora a dire di Ecate? Ecate appunto, in Esiodo abbiamo la sua testimonianza più bella. In Esiodo appunto Ecate viene proprio descritta come intanto colei che ha il potere superiore a Zeus, l'unica, e oltre a ciò come colei che è la splendente signora delle stelle. Fa molta differenza con quello che conosciamo noi oggi. Ecate infatti è una dea che al tempo stesso non è solo una dea, sarebbe anche, secondo ovviamente la mitologia greca, più correttamente dire una titanide che nella gigantomanchia si allea agli dei olimpici per sconfiggere i titani. Abbiamo qui un suo basso rilievo, sempre come fanciulla, ma è rappresentata come anziana, però con più braccia, quindi a testimoniare la sua tipicità. Abbiamo questo basso rilievo che era sul Partenone, adesso è custodito nel museo, in cui appunto si allea agli dei olimpici per sconfiggere i titani, ma lei è una titana che semplicemente si allea agli dei olimpici, probabilmente appunto un mito che va anche questo a rappresentare quel passaggio storico tra una cultura e un'altra, tra la cultura pre-greca che c'era e la cultura greca olimpica patriarcale. Ecate però talmente potente, talmente antica, talmente impossibile da dimenticare che viene quindi assorbita e le viene però riconosciuto questo potere superiore a Zeus, colei che appunto sceglie chi aiutare. Anche questo lo trovo interessante, cioè è colei che sceglie chi aiutare, non perché sia capricciosa, ma perché appunto c'è il discorso di amore e fiducia. Non si può chiedere basta, bisogna meritarlo anche, bisogna anche essere, dimostrare amore, dimostrare interesse verso ciò che si vuole ottenere, se no Ecate non aiuta. Lo trovo molto interessante perché più che mai diventa veramente la dea di attenzione a ciò che scegli, attenzione alle tue scelte. Io ti posso guidare nelle tue scelte, ma sii consapevole di ogni tua scelta. Lo trovo molto interessante. Ecate appunto, per come la vivo io personalmente, è la grande dea, come dicevo, è colei che è luce, oscurità in armonia, è colei che è il veleno e la cura, colei che è la vita e la morte, colei che è la rinascita. Cos'è che insegna Ecate? A parte che la sua storia è la nostra storia, insegna quel processo, come accennavo prima, iniziato dal Neolitico e arrivato fino ad oggi, di rovesciamenti di culture, rovesciamenti di potere, rovesciamenti di società. Ecate nel suo mito, nella sua figura, nella sua evoluzione, rappresenta tutto ciò, racchiude tutto ciò, la storia dell'uomo stesso, una storia fatta anche di dolore, però di trasformazione. Lei è sopravvissuta agli abusi, è sopravvissuta a tutto, è riuscita ad arrivare fino a noi. Oggi possiamo, dal suo solo ruolo che ci è arrivato di, anche ripeto, mal interpretato, di triplice o di addirittura anziana, noi possiamo ricomporla, rimembrarla totalmente, quale dea completa, che era anche signora della luce, che era anche portatrice della fiaccola, che era anche generosa, che era anche la custode, che era anche la protettrice. Possiamo veramente rimembrarla, abbiamo questo potere, poi anche questo ruolo, per chi ne sente la chiamata a Ecate. Ecate quindi ci insegna la responsabilità, ci insegna il potere della creazione, il potere della trasformazione, la magia stessa. Ecate ci insegna il sacrificio, il lasciare andare, ci insegna
la conoscenza, il conosci te stesso e il potere di rigenerazione. Infatti, parte interessante di Hecate, non ci sono arrivati i miti della creazione. Però molto appunto già olimpico, in cui viene vista addirittura come figlia di Zeus, ma infatti nessuno studioso lì da peso. Non abbiamo miti che ci dicono veramente da dove ha origine. C'è un altro che si dice che possa provenire da due titani della luce, ma è sempre riduttivo, lei è una dea molto più antica. Ci sono delle etimologie che infatti la ricollegano alla dea Heket, la dea egiziana Rana, che è la dea della fertilità, e Heka nell'antico Egitto è anche il nome con cui viene chiamata la magia, ma ha un'interpretazione che non ha al momento un supporto storico. Però è talmente antica, la sua zona d'origine nell'Asia è talmente complessa, talmente antica, che probabilmente è una dea che risale addirittura al Neolitico, e non c'è da stupirsi, abbiamo esempi appunto come Afrodite, signora di Cipro, che risale al Neolitico. Probabilmente Ecate è talmente frammentata, talmente trasformata, talmente potente da non essere dimenticata, avrà origini sicuramente in epoca ancora più antica di quella che oggi, con ciò che abbiamo in mano, possiamo ricostruire. Quindi a noi appunto il compito di aiutarla a tornare, il compito di rimembrarla, di conoscerla senza paura, conoscerla appunto facendo anche una, diciamo, sana ricerca storica, ma non per precludere il potere, perché ripeto, anche le interpretazioni odierne hanno il suo giusto potere, è solamente l'aspetto che è stato distorto, e noi possiamo invece mantenere quel potere rimembrando il suo vero aspetto. Parlare di Hecate è sempre un po' difficile, non è così semplice, proprio perché è una di quelle poche dee che ha subito talmente tante trasformazioni che anche solo parlarne in poco tempo non è semplice. Però questo è proprio l'ABC che ritengo necessario condividere per offrirvi spunti di riflessione, non solo. Molte cose sono state tralasciate volutamente, ad esempio anche nella tipicità, se non era rappresentata con tre donne o della stessa età, questo lo ribadirò ancora, o tre volti della stessa età, è rappresentata come tre animali, il cavallo, il cane e il serpente. Infatti ecco un altro, che più che simbolo è un animale che gli viene associato, troviamo il cane. Per alcuni è il lupo, ma in realtà sarebbe il cane nero. Perché? Perché gli venivano sacrificati. So che è un argomento quello del sacrificio che può sempre un po' inorridire, ma io dico sempre, quando si parla di storia di altri popoli, non bisogna mai giudicare, bisogna invece calarsi con i nostri canoni odierni, per calarsi in quell'epoca, comprenderne il perché. È facile giudicare con i nostri standard, ma infatti non bisogna far così, non è fatta così la ricerca storica e neanche una sana ricerca spirituale. Non si può discriminare uno sciamano africano che sacrifica un gallo perché sacrifica il gallo, bisogna comprenderne il perché. E c'erano dei motivi per i quali veniva scelto il cane nero per Ecate, e che adesso anche qua saremo altro tempo a parlarne, ma anche ad esempio ad alcuni epiteti oscuri di Afrodite venivano sacrificati i cani neri, quindi Ecate ha anche connessione con altre divinità oltre a Persefone. Quindi ripeto, è una dea talmente complessa da scoprire che vi invito a farlo. Quindi ecco, questa è la nostra diretta. Se avete voi domande che volete fare, fate pure, perché io quello che dovevo dire ve l'ho detta. Come dicevo, quindi sono solo degli assaggi, perché come ho tralasciato altre cose, ma potete approfondire voi. E quindi se avete domande, sono qua. Grazie Morgana, grazie. Ho visto c'è stata una partecipazione molto molto interessata. E ti leggo qualche commento, perché nel frattempo io osservavo i movimenti. Gloria ci ha salutato, era presente. Irene, vedo Facebook user, non si capisce perché noi da StreamYard non vediamo i nomi di tutte le persone. Ho visto Eleonora.
Sì, Laura Battello ha scritto: ciao, piacere, ho sempre visto, aspetta, te lo metto in evidenza, ho sempre visto Ecate come la state descrivendo ora, come luce di conoscenza e amore, purezza, è la dea che sento come più vicina per questi motivi, grazie. Sì. Come dicevo, appunto, è anche amore, è anche appunto luce. Ricordiamoci sempre che c'è anche l'aspetto ombra, è proprio l'unità sacra, luce e ombra. Poi, sempre là, ho scritto: nemmeno io l'ho mai percepita triplice o lunare. Pensavo di essere sciocca io, ma a volte il sentire non è a caso. Sì, come dicevo, appunto, storicamente è una cosa tarda, però oggigiorno è anche quello. Io stesso la onoro anche come dea lunare. Semplicemente a mo' di storia, diversamente riconosce che è stata una cosa grazie ai filosofi greci, quindi grazie al patriarcato anche là, perché i filosofi greci erano solo maschi, hanno dato il via al clero, quindi all'idea di uomini tra di loro. Quindi è solo Ed è quello. curioso notare come nelle facoltà di filosofia, un po' ovunque nel mondo ancora, ma soprattutto in Italia, si usi un programma vetusto dove ci sono solo filosofi, prettamente filosofi, uomini bianchi. È molto, molto triste. Spero che Sì. cambi presto questa tendenza, anche perché appunto. Tutto il sapere femminile che è stato preso dai filosofi e tutte le filosofe, che sono tantissime, tantissime nella storia, come se invisibili, non esistessero. Vero. È appena arrivata una domanda di Alessandra P. Ciao Maya Morgana, come mai proprio cane nero? Reminiscenze egizie? Grazie. Allora, Alessandra, mia estiva, che chiedi le domande a noi autunnali. Mia Allora, sfida. come accennavo, perché è un discorso molto lungo, ma rispondo volentieri facendo un riassunto. Allora, come accennavo, il cane, perché oggigiorno è anche l'animale psicopompo, è anche l'animale che quindi come Ecate può guidare il cane nero. Può guidare appunto quindi le anime dei defunti verso l'aldilà. In realtà per i greci era raro onorare i cani, non era così semplice, nel senso per i greci sacrificare i cani era qualcosa di scarto, ma Ecate infatti, siccome venivano anche tributati gli scarti dei rituali o quant'altro, risultava essere la dea migliore per ricevere tale offerta, quindi non in senso dispregiativo, ma anzi, siccome nessun altro dio lo può accettare, lei può, quindi lo diamo a Ecate nel suo aspetto. Di reminiscenze egizie non ne ho mai lette, nel senso di sacrifici di cani, quali reminiscenze egiziane non ne ho mai letto, ma siccome anch'io sono sempre in fase di ricerca e studio, farò io stesso ulteriori ricerche in merito. Poi potrebbe essere, visto che comunque c'è una Certo. commistione, un compenetrarsi di culture continuo. Sì, assolutamente. Bibliografia. Allora, aspetta, Allora. che su ci sono anche degli altri interventi, mi sa. Aspetta. Susanna, Giordano, Ardit, interessanti le parti che ho ritrovato nel libro, Ecate la protettrice. Alla quale Alla quale proteggersi. proteggersi. Sì, allora, come bibliografia italiana c'è ben poco. Quello è uno dei libri migliori. In quel libro lì, appunto, c'è proprio ben spiegato tutto il passaggio dalla Ecate arcaica alla Ecate ellenistica. Quindi è molto utile per proprio conoscere l'iconografia di Ecate. Per quanto riguarda la parte più potere, come può essere quello che dicevo a livello di levatrice o dea delle scelte e quant'altro, quelle sono proprio mie interpretazioni personali basate su anni e anni e anni di pratica. Ci sono se no libri più energetici, più quindi spirituali, americani, quindi per chi sa leggere bene l'inglese, di Solita d'Este, che è una delle fondatrici del Covenanten of Hecate. Se no, altri libri secondo me validi non ce ne sono in italiano. O Ecate, Dea Liminale.
È un saggio in cui praticamente si studiano tutti i luoghi di culto di Ecate, quindi ciò che si è trovato nei luoghi di culto. Si chiama proprio Dea in Limine. Questo è un altro libro valido in italiano, sempre un po' Un po' storico, ma. quello che sta per uscire di Venezia, il Tempio di Esatto. Ecate con la casa editrice Venezia di Questo è quello. Tarazan. Sì, questo verso l'autunno, dicevi Maya? Ok. In autunno però ancora non sappiamo esattamente, c'è stato spoilerato in anticipo dalla Venezia che Seguite ha la visto la pagina. diretta di questa sera e ci hanno detto appunto che uscirà in autunno questo libro su Ecate. Seguite la Però pagina della Venezia editrice, che così non ve lo perdete. Non ve lo perdete. E poi tra un paio di anni, chissà che non esca anche il mio libro, visto che comunque. infatti, questo è una proposta che stavo per farti, Sì, sarebbe visto bello. che sto appunto lavorando a mie conoscenze su Ecate Serpente. Restate aggiornati, seguitemi nel mio profilo e sicuramente mai dire mai. E poi tra gli altri commenti avevo letto, ecco qua, di incrocio. Elena che stava seguendo e mi ha scritto anche in privato, ha detto è bravissima Morgana a Grazie. spiegare e Ecco, poi leggevo adesso. di Gloria Castoldi, gli incroci nell'Uduo, infatti, dove spesso si lasciano e boh, si fa sì, Aspetta, nella. aspetta che lo leggiamo per Eccolo chi ci qua. ascolta magari però senza leggere. Gloria ha scritto gli incroci nel voodoo, infatti, dove spesso si lasciano ebo e si fa il despaccio. Sì, perché infatti, come dicevo, anche in altre culture gli incroci sono proprio luoghi di potere e non per forza demonizzati. Nel Vudù, che per chi non lo conoscesse è diverso dal Vudù, perché il Vudù con la V è la religione iniziatica, mentre l'Udu è questa folk magic di sincretismo tra ciò che si sa del voodoo e ciò che si è fuso con poi la religione cristiana. Molto famosa è New Orleans, l'Udu, e la sua pioniera era Marie Laveau. L'Udu praticamente, cioè nel voodoo e nell'Udu abbiamo, ad esempio, Papa Legba. Papa Legba è l'oa degli incroci, l'oa, infatti si può, tra virgolette, corrisponde da Ecate volendo. E è un loa che infatti fa da intermediario, viene chiamato prima di ogni rituale. Se uno deve comunicare con Baron Samedi, prima di tutto chiama Papa Legba per aprire le porte, perché lui è custode appunto dei passaggi. Quindi sì, anche nell'Udu abbiamo queste testimonianze proprio della magia dell'incrocio, la magia del centro da cui si congiunge tutto quanto. Poi anche qua possiamo fare 10.000 metafore. Pensiamo alla ragnatela, che anche quella è una connessione tra vari punti. Pensiamo alla croce stessa come simbolo. Quindi assolutamente gli incroci hanno il loro grandissimo potere. Poi, dunque, c'era qualcos'altro. Voi se avete domande nel frattempo scrivete, perché Morgana ha una grande preparazione, approfittatene. La bibliografia qui chiedeva Ardit, l'hai già detto. Ci sono altre domande? Forse mi sono persa qualcosa Sto io. ripescando tutto quanto, ma no. C'era Irene che ci salutava. No, ha messo un. Ecco qui. Silvia Mariposa, riesci a rimettere tu? Ok, Sì? di recente. Ok, vai tu, guarda. Leggo io, vabbè. Di Ok. recente avevo trovato qualche studioso criticare molto Graves per inaccuratezze storiche. Io uso i suoi scritti in modo intuitivo e lo trovo molto energetico. Cosa ne pensate? Guarda Silvia, ho appena fatto proprio un confronto con una mia amica e socia, Nicola dell'Edera, riguardante Graves, perché per un nostro progetto su cui stiamo lavorando parlavamo di Eurinome, che abbiamo appena scoperto essere un'interpretazione di Graves, nel senso che nell'antichità, nell'antica Grecia, questo mito di lei che nasce dall'uovo col serpente Ofione che si avvolge È sembra. associata anche ad Afrodite, tra l'altro, che Ecco, simbolo. e abbiamo scoperto che effettivamente non ci sarebbe, cioè c'è Eurinome, ma questo mito ha veramente talmente pochi frammenti che sembra non esserci, tranne in Graves, che Graves non era uno storico. Però come ne parlavo con Nicla, e è comunque va, nel senso,
un po' come dicevo anche prima con la triplicità. Il mito, ad esempio, di Eurino Meofione è veramente valido, che comunque c'è frammenti, ci sono quindi informazioni che ci permettono di dire è valido. Cioè, Graves è stato bravo nel quindi tessere con la sua intuizione, è stato bravo a collegare questi frammenti e a restituirci il mito. È un po' come il lavoro di Jim Butas, ovvero l'archeomitologia, è riuscito a ricreare quel mito che è andato perduto basandosi su quei pochi frammenti che c'erano. Non è come nel caso di altre dee, che proprio non c'è neanche un frammento. Lui si è basato su dei frammenti. Quindi per me è valido. È un po' come per la triplicità che dicevo prima di Ecate. Lui ha fatto una sua interpretazione prendendo frammenti che comunque c'erano, quali la connessione con la Luna dovute ai filosofi, la connessione con altre dee. È valido, io infatti, come dicevo, non dico non, storicamente magari non è così, adesso basta pensare a Ecate come la Luna, perché io stesso la venero come la Luna, semplicemente sia per amore di idea, quindi per non rilegarla solo in quella cosa, sia per amore storico, diciamo, di conoscere comunque interpretazione, comunque valida, perché c'è anche quell'aspetto, ma interpretazione, tutto qua, quindi per me è valido. Beh sì, poi io concordo con Morgana, è importantissimo andare a fare un lavoro di scavo quanto più accurato possibile, ma è anche vero, come diceva poco fa Morgana, che quelle che noi possiamo fare avvicinandoci ad un livello di accuratezza, a volte anche elevatissimo, però sono sempre delle ipotesi, perché noi lì non c'eravamo. E noi stiamo rimettendo insieme dei pezzi di un puzzle che è stato scompigliato, volutamente occultato, smembrato, nascosti pezzi. Noi letteralmente dagli scavi stiamo riportando a galla, in superficie, la dea. Quindi, oltre a questo lavoro di scavo, se la dea è d'accordo, ha piegato se stessa dietro nello sfondo, dietro Morgana. Quindi noi in questi passaggi, non solo temporali, ma anche cognitivi e culturali, è facile che ci perdiamo dei frammenti e quindi quei pezzi che mettiamo insieme ci danno una visione d'insieme, però non ci dicono tutto nel dettaglio. Tant'è che molte cose vengono date per certe, fatte da analisi, e poi dopo si scopre che non era così. Si scopre. E poi chi lo dice? E chi lo dice? Siamo sempre noi esseri umani con la nostra fallibilità. Per quanto vogliamo utilizzare mezzi accurati, anche quelli di datazione di determinati reperti, però l'utilizzo e come si svolgevano determinate cerimonie, l'evoluzione dei miti sono percorsi comunque immaginati in qualche modo. Tant'è che adesso in Italia ancora non lo so quanto sia accettato come metodo, però in America si utilizza il metodo storico-intuitivo nelle università. Quindi laddove non si riesce a venire a capo di un enigma, cioè questo oggetto, perché cosa veniva usato, questo rituale, questo oggetto che cos'è, questo rituale come aveva luogo, come si svolgeva, cercando di prendere più dati possibili, ovviamente di desumere più dati possibile, è possibile utilizzare il metodo storico-intuitivo. Quindi probabilmente inconsapevolmente quello che ha fatto a suo tempo Graves. È chiaro che dobbiamo stare molto attenti e attenti tra l'utilizzare il metodo storico-intuitivo e cercare quanto più possibile una prova storica, archeologica, rispetto al suonarcela e cantarcela un po' da soli, quindi andare a immaginare e dire così, l'ho canalizzato e così, ok. Può essere, ma può No, anche non concordo. essere, nel senso possono essere anche delle corbellerie senza fine. Quindi attenzione pure a queste canalizzazioni facili. Ecco, mi viene da dire. Concordo pienamente, soprattutto con questa parte delle canalizzazioni, perché ho visto tanti usare la scusa del io parlo direttamente con Dea, che può essere, però
per poi dire tutte cose che o si trovavano nei libri Wicca ABC, proprio quelli più commerciali in assoluto, o cose completamente del tipo: ma dove cavolo l'hai immaginata questa cosa? Impossibile, ma vabbè. Addirittura cose dannose, quindi Anche, insomma, anche. E lì un po' di buon senso, più cultura, più educazione. adesso mi sta venendo in mente un'ultima cosa, di quanto è appunto il discorso della tipicità, che ci tengo a farla come riflessione. Esempio, appunto, Graves aveva associato Ecate a Selene e Artemide. In realtà, se proprio vogliamo fare una triplicità di Ecate, ecco, ciao, il mio tiro, lo sfondo figo è caduto, meglio così mi risparmio la fatica È che abbia dopo. detto basta, mi avete scocciato, me ne vado via. Eh? E se proprio vogliamo fare una vera tipicità, l'abbiamo vista prima, Persefone. Quindi o possiamo fare una tipicità tra Demeter, Persefone e Ecate, ma non per forza nel senso, ripeto, di fanciulla madre anziana, ma nel senso di custodi della terra, del passaggio del ciclo stagionale, o semplicemente tra Core, la fanciulla, Persefone e Ecate, colei che poi va di congiungere il ciclo. Però vedete, non sto dicendo quindi anziano o altro, proprio si può, se proprio si vuole creare una triplicità con le dee, piuttosto per via dei miti, se, ecco, un po' un discorso intuitivo. Se quindi io intuitivamente dovessi immaginarmi una triplicità, basandomi sul mito, su quello che si sa della storia, piuttosto direi assolutamente tra Core, Persefone, quindi aspetti di Persefone, e Ecate, ecco una tipicità. Quindi appunto sì, Graves promosso, ecco, con attenzione ma promosso. Promosso con riserva. Esatto. Sì, poi veramente è bellissimo vedere tutti i punti in comune tra le varie idee, che poi è l'unica grande dea mediterranea, come scrisse Mommolino Marconi. E molto presto leggerete anche qualche somiglianza tra Ecate e Afrodite, che poco fa nominava Morgana, perché insomma anche Afrodite è una dea molto molto fraintesa al contrario, come giustamente dicevi, quando in realtà ha tantissimo in comune con Ecate. Quando lo dico desta meraviglia questa cosa, ma dai, Afrodite con Ecate, sì, anche con Lilith, ma dai. E invece, insomma, queste idee ci ricordano che quello che è accaduto nella storia, è accaduto un po' non solo alla dea a livello mitologico, ma poi a livello fisico, concreto, è accaduto a Madre Terra, questo smembramento, questa lottizzazione, questo possesso, questo sminuire. La dea che è madre terra è accaduto alle donne, quindi o sei così o sei cos'ha, non puoi essere tutta, non puoi essere tanta, non puoi essere troppa, e quindi ti facciamo a pezzetti. Invece erano per la maggior parte, come ha descritto Morgana, dee lunisolari, perché la dea era una, quindi non era la dea del sole, la dea della luna, la dea era la dea del sole, della luna, della terra, delle stelle, del cosmo, di tutto. È la grande madre cosmica di creazione e rigenerazione. Silvia sempre scrive, forse il T9 le ha corretto il nome, però capito, grazie, un po' come Pinkola Estés, che ricostruisce le storie nel loro aspetto più originario. La psicologa e cantadora messicana Clarissa Pinkola Estés è colei che ha scritto Donne che corrono coi lupi e ha fatto un bellissimo lavoro sulle fiabe, sulle psicofiabe. Ecco, gli storyteller puristi non sono tutti d'accordo sul suo lavoro, perché una storia, dicono che una storia per essere efficace non deve essere spiegata, è una medicina di per sé. Ogni persona reagirà a quella medicina come deve, in maniera diversa di chiunque altro. Ognuno reagirà
a modo suo. E è stata contestata da alcuni storyteller e alcune storyteller per questo, perché appunto la storia non la puoi spiegare, però dipende, lo puoi fare, tutto si può fare, a parer mio almeno. E dipende dall'intento che hai, quello della stessa, di andare proprio a scavare in profondità, portare a galla. Non significa poi non far agire la medicina delle storie, perché poi per ogni storia ci sono tantissime versioni regionali, però anche per gli addetti ai lavori è bello, o anche non addetti ai lavori, è bello andare a scavare un po' nei significati delle fiabe e farsi due domande. Ah, Gloria dice, aspetta, te lo evidenzio, ha tante cose in comune anche con la Morrigan. Sì, perché comunque, per come l'abbiamo descritta adesso noi Hecate, quindi ricostruendo tutta la sua evoluzione, se pensiamo anche solo al discorso fantasmi o spettri, o comunque quella che rigenera, quella che quindi riporta, assolutamente sì, perché la Morrigan, dea triplice anche lei, ma appunto non nel senso fanciulla madre anziana, ma tre dei che formano la Morrigan, abbiamo questa dea che appunto proprio anche tramite il corvo, che va a banchettare con il cadavere dei guerrieri, banchettando con loro, con le loro carni, rigenera il loro spirito, li riporta a nuova vita. Infatti, lei è l'unica dea che si accoppia col Dagda proprio a Samhain, cioè quando quindi inizia il periodo dell'inverno della morte, lei invece butta il seme della nuova vita. Quindi è molto interessante anche la Morrigan, è molto la dea oscura, che in realtà quindi sempre questo aspetto anche di luce, perché riporta nel pieno dell'oscurità già un germe di vita, è molto interessante. Quindi sì, assolutamente sì. Poi è una cosa bellissima perché non ci può essere vita senza una morte. Anche nei giardini lo vediamo, c'è un momento in Vero. cui hanno dato il massimo e poi, tra virgolette, muoiono come la terra. Invece l'essere umano la stupra, la terra, e fa produrre i pomodori anche a gennaio. Sara, che saluto, scrive: anche perché è Ecate che si muove tra i mondi in autonomia, portando un aspetto aggiuntivo alle due figure, Core e Persefone, che invece sono relegate al mondo terreno e all'Ade. Sì, è vero. Sì, Ecate, infatti, per quello ha più senso essere lei l'anello di congiunzione e in una, diciamo, nostra ipotizzata tipicità, proprio perché lei comunque è la dea che si muove in autonomia. Ecate sceglie per lei, come diciamo prima, veniva descritta come colei che ha il potere superiore a Zeus, cosa che nessun altro veniva descritto così. Vuol dire che quindi lei, cioè Zeus non poteva scegliere per Ecate in nessun senso. È molto profondo, è molto arcaico. Sì. Poi, sempre Ardit scrive: ci sono mai stati ritrovamenti archeologici riguardo a Ecate in zone come l'Albania? Da quel poco che so, ci sono stati ritrovamenti anche in Macedonia, paese confinante con l'Albania. Allora, il discorso di ritrovamenti è molto articolato e complesso, perché comunque ancora oggi abbiamo ritrovamenti di Ecate. E questa è una cosa interessante che anche Maya può confermare, c'è proprio Dea che vuole essere ritrovata, quindi abbiamo sempre più ritrovamenti di Dea, a testimonianza che la lima in bralla la sta riportando. E così come abbiamo sempre più ritrovamenti archeologici di Afrodite, di Atena. Tantissimi, vero? Ultimamente, proprio come i funghi. Esatto, abbiamo anche di nuovo, perché è un po' più raro, ma incominciamo ad avere ritrovamenti di Ecate. L'ultimo più recente era stato proprio in Italia, in Umbria, che si era ritrovato un luogo in cui venivano sacrificati i cani neri ad Ecate, perché tutte queste testimonianze fanno proprio presupporre che per motivi legati alla salute, a un'epidemia che poteva esserci stata, si andava a più che mai pregare Ecate con queste offerte di sacrificio di cane nero, per cui i sacrifici erano fatti per grandi richieste. Ritrovamenti in Macedonia, in Albania, in tutte, assolutamente sì, abbiamo ritrovamenti di Ecate in diverse parti d'Europa, soprattutto appunto per quanto riguarda la zona anche dell'attuale Turchia e i paesi, le regioni, i paesi appunto, tra virgolette, lì vicino, quindi in tutto quello che possiamo anche chiamare Asia Minore, abbiamo testimonianze di ritrovamenti
ritrovamenti di Ercate, così come appunto dalla Grecia fino alla Romania addirittura, anche in Romania abbiamo avuto testimonianze del culto di Ercate, quindi sì. Poi scrive sempre Arditz, se non sbaglio il fatto che siano state trovate tracce in Macedonia è scritto in un libro di Sorita d'Este riferito alla storia della Dea. Non so. Allora, Sorita d'Este io ho letto più che altro i suoi articoli, perché consiglio libri, perché appunto seguo l'autrice e le sue pagine, i suoi profili. I suoi libri nello specifico ancora non li ho mai letti. Quindi non sapete se lei stessa ne parla, perché gli articoli che leggo io, sono, che scrive lei, sono più su il perché di un simbolo, il perché di quella figura, il perché di quell'epiteto. A suoi articoli sui ritrovamenti non ho mai letti, però se appunto è questo ricordo, e come già dicevo anche io prima, c'erano ritrovamenti comunque in Macedonia, probabilmente anche lei l'avrà scritto nei suoi libri, quindi penso di sì. Ci sono altre domande? O vuoi aggiungere tu qualcosa, Morgana, che ti è venuto in mente? Io mi ero segnata anche due punti che mi avevano... Io da aggiungere non ho altro, quindi se tu due punti che volevi... Ma più che altro cosa che mi ero segnata, perché mi hanno colpita moltissimo, quando viene descritta come dea dalla mente candida, dal cuore puro e dal manto di stelle. Questo è bellissimo, insomma, mi ha anche commossa, perché poi ho, anche qui ho ravvisato molte cose in comune con Afrodite, a me cara, e sì, è triste quanto dall'altra parte sia stata mutilata, quindi sia stato mutilato questo suo aspetto più quasi virginale, no? Sì. Virginale inteso, no, togliamo quasi questo suo aspetto virginale, perché poi vergine nel senso etimologico originario vuol dire una in se stessa, integra, completa, e infatti la dea è completa. Siamo noi che per comprenderla abbiamo spezzettata e analizzata per poterla comprendere più facilmente nelle sue varie parti, poi tante parti ce ne siamo perse per strada. Sono molto contenta che tu la stia rimembrando. Grazie. E poi, non so se ti va di dire, nel frattempo, tra parentesi, se volete scrivere altre domande approfittate, perché siamo in chiusura, se ti va di dire due parole proprio tue sentite su Ecate come dea della volontà e del desiderio. Questa è una cosa che ho imparato con il mio percorso, nel senso che il mio percorso si è molto trasformato, cose che davo per certe a livello spirituale sono andato a disintegrarle, come diciamo la torre dei tarocchi, quindi c'è stata la rovina che ha portato però alla ricostruzione, alla rinascita. Ecate, quindi appunto nella mia trasformazione una cosa ho capito, la volontà, nulla ci arriva senza volontà, ma non volontà, perché anche qui abbiamo una visione tossica di ciò che è volontà, perché nella nostra società abbiamo sempre questo appunto sconto, cioè o una cosa è bene o una cosa è male. Se il potere nella nostra società è bene per chi è sopra, e abbiamo una visione male del potere, perché appunto abituati al potere su, quando uno pensa al potere ha la corruzione, ha la negatività, e anche la volontà, perché nella nostra società, anche se lo usiamo come termine, non siamo portati a dire la volontà è positiva, perché la volontà dell'atleta, la volontà della ballerina, li usiamo ma non ci pensiamo, perché solitamente attribuiamo un valore negativo alla volontà, perché associamo sempre alla volontà di distruggere, perché è quello che vediamo, c'è sempre una volontà, un desiderio nella nostra società, e lo vediamo più che mai anche in questo periodo, di distruzione. Ma in realtà nel percorso della strega la volontà è la volontà, è la volontà sacra, è quella che in realtà ci ricorda che tutto è volontà, tutto parte dalla volontà,
non solo per la strega, non solo per la magia, ma anche per l'architetto, anche per lo stilista, se non c'è la volontà di creare qualcosa, di plasmare qualcosa, dar vita a qualcosa, non potrà mai nascere nulla, non potrà mai esserci nulla. Quindi Ecate, quale dea della volontà, lo trovo molto profondo, perché non solo quindi ci ricorda il potere della volontà, che è anche il potere, diciamo, del fuoco, dell'azione, di quell'elemento che infatti anche quello viene spesso demonizzato, perché distrugge, ma in realtà anche crea e rigenera, perché dalle ceneri noi abbiamo la rinascita, le ceneri sono liquidi di proprietà di fertilità e la fenice. Dobbiamo tornare in un'ottica di unità, come insegna Dea, dobbiamo tornare ad una visione di unità in cui accettare il potere creativo e distruttivo di ogni cosa, compresa della volontà, compresa del desiderio. Anche il desiderio, e lo sai meglio di me, viene demonizzato, perché il desiderio è qualcosa per chi è frivolo, è un qualcosa per chi è superficiale, non ci si può permettere In di desiderare. nelle spiritualità, nelle religioni patriarcali che vedono il corpo come una prigione e che ambiscono alla liberazione dalla ruota dell'incarnazione, all'andare nell'altro mondo perché questa vita è illusione, loro hanno come obiettivo la liberazione dal desiderio. Per Afrodite, per Esatto. esempio, è sacro, il desiderio è ciò che muove verso, è il fuoco che ci arde dentro e ci muove nella vita. Esatto. E infatti è ancora più bello, io trovo la fusione, se il desiderio è, come dici tu, questo impeto, la volontà è, diciamo, poi l'azione, quindi adesso agisco, quindi io desidero e agisco, coesistono per me. Quindi Ecate ha entrambi questi aspetti che La portano alla... motivazione, il motivo della mia azione. Vero, sì, ed Ecate è questo, quindi lo trovo molto anche responsabile. Quindi è questo che può anche spaventare. Ecate è anche la responsabilità, come dicevo prima, conosci te stesso, sii sicuro, vuoi veramente quella cosa? Desideri davvero quella cosa? Sei pronto anche a pagare il prezzo, perché a volte può esserci anche un pagamento. Io direi che il pagamento è fondamentale in tutto. Il qualcosa da pagare è fondamentale in tutto, anche in un percorso spirituale. Se non pago in termini di fatica, in termini come pago con Sì. qualsiasi cosa, si perde il senso. Anche James Hillman, lo psicologo, James Hillman lo scriveva in Psicologia Alchemica. Si perde il senso se non c'è il sudore, il sale del sudore, il sale delle lacrime. Non ha senso proprio fare quel percorso. Il sale, il sudore, il pagare un prezzo è ciò che dà un senso alla nostra azione. Questo non significa, non sto parlando di tortura, di autotorturarsi, sto dicendo No, che, per no. esempio, il percorso spirituale, se io metaforicamente o fisicamente mi propongo di arrivare in cima a una montagna, una cosa è che ci arrivo in funivia, un'altra cosa è che ci arrivo per sentieri Certo. impegnativi, impervi, Certo. E Ma quando infatti qua arriverò in cima sarà diverso, no? possiamo anche di collegarci all'equinozio il tema del sacrificio. C'è sempre bisogno di... Soprattutto in un cammino spirituale, se fatto bene, è ovvio che ci saranno dei sacrifici, ma andranno fatti proprio per volontà, perché appunto magari uno, cioè esempio, vedendo anche a volte, ovviamente ci sarà da impegnarsi, ma per se stessi, per il proprio impoteramento, l'impegno chiederà dei sacrifici, quindi meno scuse e più agire, più appunto trovare il tempo per nutrire se stessi. Ci sono dei Prendersi sacrifici, cura, no? Esattamente, il prendersi Senso cura del valore che chiede, dai a quella cosa. sì, e quindi c'è anche sacrificio in senso di impoteramento. Non si può prendersi cura di sé se non si è anche pronti a sacrificare un qualcosa, anche i se stessi, lasciare andare magari il vecchio io, quella parte che deve essere trasformata. Quindi assolutamente sì. Poi c'è Laura, sempre. Ha scritto: scusate gli interventi fatti spesso, ma mi prende proprio il cuore. Comunque non intendevo escludere gli altri aspetti, ma solo dire che avevo percepito quelli luminosi. Sì, no, noi dicevamo proprio questo, Laura, assolutamente, non ti devi scusare innanzitutto, però insomma
No, no, infatti, assolutamente tranquillo. Nel senso, gli interventi ben vengano. Poi adesso ci salutiamo perché è già ora per tutti. Però gli interventi sono sempre ben accettati. Se avete anche altre domande dopo questa nostra diretta, scrivete pure sotto, scriveteci in privato, risponderò volentieri, risponderemo volentieri. E, assolutamente sì, solamente che forse da questa parte, anche se noi comprendiamo quello che ci viene scritto. Siccome però si condivide con una platea di più gente, dobbiamo sempre un po' ribadire quello che è appena stato detto. Quindi vai tranquilla, nulla di cui scusarti, sì, capivamo benissimo, però siccome c'è anche altra gente, approfittiamo per anche ribadire alcuni concetti. Quindi vai assolutamente tranquilla e grazie per gli interventi. Io direi che non ci sono più domande e possiamo anche concludere, fermo restando, come ha detto Morgana, che se avete poi altre domande, anche per chi le vede, la vede la diretta in differita, come Alma e altre persone che ci hanno detto che la vedranno domani, potete tranquillamente scrivere nei commenti, taggandoci magari perché è andato in onda in più canali. E insomma, sicuramente Morgana sarà felice di rispondere. E io ti ringrazio tanto, Morgana, per A te, questa diretta grazie. succulenta, gustosissima. Anche il team del Tempio della Grande Dea se l'è gustata, mi hanno scritto bellissime cose in privato. Bene. E vuoi fare tu un saluto ecatiano? Grazie a tutti per aver partecipato a questo incontro. Spero che appunto, come dicevo all'inizio, vi abbia offerto dei semi. Da poter, visto anche il periodo, dei semi da poter seminare per voi stessi, per rimembrare Dea, ma anche voi, anche parte della vostra storia di voi. E l'unica anche proprio benedizione che mi sento di fare è quello, cioè che Ecate, quale anche portatrice di luce, possa illuminarvi, illuminare le vostre strade, le vostre scelte e guidarvi verso il vostro più, come si più sacro, più autentico io, cioè aiutarvi a anche in tempi così oscuri, non solo di portare un po' di pace, serenità, di lume della ragione, ma anche aiutarvi a ritrovare voi stessi, le vostre radici, chi siete e che vi aiuti a splendere, e se no anche portatrice del fuoco che vi aiuti a splendere. Un bellissimo augurio. Grazie Morgana, A grazie a te. tutti e tutti voi che avete seguito questa diretta. Condividete se pensate possa essere utile a qualcuno. E noi ci vediamo presto con tante altre sorprese su più canali. Morgana sa qualche anteprima, però insomma state connesse e connessi sia sul canale del Tempio della Grande Dea che sul mio canale YouTube. Neonato, ho deciso di lanciarmi anche in questo, insomma, visto che un po' di persone me l'avevano chiesto e quindi mi fa molto piacere aver rotto un po' il ghiaccio e essermi lanciata anche su YouTube con un canale dedicato. Buonanotte e sogni, Buonanotte come possiamo dire, a tutti. Sogni magici. sogni magici. Sogni Vero. magici. Sogni magici a tutti e a tutti. Ciao! Ciao.